Aiutate il Dio algoritmo a capire che questo canale esiste, quindi mettete mi piace subito, commentate se il video vi piacerà, nella speranza che vi piaccia. Ah, bene ragazzi, è finita, il viaggetto, l'esperienza a Milano è finita. Adesso sono in treno morto, stecchito, perché portare One Wheel con me è tipo pesantissimo, quindi non mi viene mai né voglia di portarlo a mano né entusiasmo. Fatto sta che adesso torniamo a casa, io adesso mi devo mettere a editare i video di questi giorni, quindi ieri e l'altro ieri, e dopo devo fare lavatrice e poi partire direttamente con la valigia. Cioè devo fare la valigia perché domani andiamo in Sardegna e purtroppo, visto che io ho lo scarto di 6 giorni, no? Se non riesco a editare il video di oggi non ho abbastanza scarto per poi avere tutti i video pronti, perché probabilmente non riuscirò in Sardegna a editare video, spero di non, cioè non voglio neanche, non posso, non penso neanche di portarmi dietro il computer per farvi capire, perché non avrebbe senso, sono là per stare al mare, per divertirmi e va bene così. Comunque adesso facciamo una, mamma mia che sporchi questi pantaloni tutti sudati. Allora, io mi sono preso per il viaggetto una buona Coca-Cola e un tramezzino pollo e funghi, anzi due tramezzini, che mi sa ci mangiamo ora, però anzi prima di questo un po' di yogurtino, yogurt bianco più wafer al cioccolato, quindi top ragazzi, adesso facciamo questa piccola colazione, che oramai è 11 e mezza, quindi 11 e un quarto, top. Quindi ci sta. Adesso io mi metto a fare questa roba, poi editare il video e mi rilasso un due, cuffiette e quant'altro, perché se no non ce la facciamo a recuperare. Sono stanchissimo, vi giuro, morto. Tutto questo ragazzi non è neanche il cucchiaio, mi toccherà usare la forchetta che ho utilizzato l'altro giorno per mangiare la pasta che sono riuscito a lavare. Faccio una piccola recensione di questo yogurt. Ok, allora, questo appoggiamo qua intanto. Cioè, guarda che roba, con la forchetta. Spero di riuscire a prendere su, se no mi tocca ciucciare. Fresh. Fresh. Cacchio ragazzi, ci sta. Ci sta. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Tornate finalmente a Verona. È la prima volta che trovo traffico in stazione, cioè dentro delle persone. Di solito non si è mai del tutto bloccati. Allora, quel tramezzino non ho neanche fatto la recensione, ma non c'è, non era questo, perché alla fine tramezzini da supermercato rimangono tramezzini al supermercato, nulla di più, nulla di meno. T'ho un po' ha chiuso quel buchetto giù di lì, ma non è certo stata un'esperienza piacevole. Ok, noi andiamo. Già vedi il carrello? Fantastico. E niente ragazzi, adesso finalmente si torna a casa, vediamo quanta gente mi fisserà per via di sta roba, vediamo se ce la faccio, grazie, grazie, permesso, permesso, ecco qua, aspetta, famigliola. Oh, in tutto questo ho notato che con questi peletti per qualche ragione non mi sentivate bene nel video di ieri che ho già editato, anzi nel video dell'altro ieri, quello di venerdì, quando eravamo a Milano. E mi spiace perché ho detto cacchio, cioè metto il microfono qua attaccato alla bocca, per forza di cose non dovrebbe essere un problema sentirmi. E invece apparentemente non è così. Mamma mia, col One Wheel comunque si vola. Opla. È tipo uno skateboard, ma è più comodo ed è veloce. E le buche, bene o male, non le sento più di tanto. Si sentono assolutamente più di tanto. C'è sempre questo piccolo pezzettino di solito e quando uso il One Wheel sopra, insomma, il marmo qua scivolo sempre. Infatti adesso non vedo l'ora di andare qua nella ciclabile, eccoci qua, perché almeno vediamo se questo qua mi vede o se va in contromano. Niente, non mi ha visto, è in contromano. Allora, dicevo,
quando c'è l'asfalto il one wheel ha molto grip, se invece sei su il marmo, scivole con piacere. Io una volta l'ho usato in Piazza Erba, appena l'avevo comprato avevo fatto un volo, ragazzi, che poi da lì non mi sono più permesso per anni di tornare in via Mazzini, non perché è pieno di gente quindi non è neanche sicuro, e due perché appunto questo materiale ti fa fare solo che voli e non vale per niente la pena. Oggi è domenica e vi direi che domani si torna al lavoro, ma in verità siamo in ferie e quindi per un paio di settimane io sono più che tranquillo, non faccio assolutamente niente, mi rilasso, faccio i vloghetti e ora andiamo in ferie. Ragazzi, non vedo l'ora di andare in Sardegna. Ecco, ritorniamo nel punto scivoloso che vi dicevo giusto un secondo fa. Con calma, l'importante è avere una velocità costante e non si scivola. Dal momento che ti metti invece a rallentare, velocizzare, accelerare e girare, allora lì è il momento dove fai il volo, tipo soprattutto la gente che non guarda che questa è la ciclabile. Adesso rosso, quindi non si va. Oh, eccoci qua. E adesso, olè, San Pietrini, giusto perché non ci facciamo mancare niente. Vediamo se adesso tiro sotto questo che non vede. Guarda qua il pirla. Ce la facciamo. Adesso noi ci facciamo la stradina un pochino più turistica. Arena di Verona, chissà che opera teatrale c'è stasera. Qui la via Mazzini, dove vi dicevo che ho fatto di quei voli da paperissima sprint proprio. Però noi non andremo lì ora, andremo nelle parallele e con calma tra via Stella e via 20 torniamo a casa. Mi sta salendo su una fame fotonica, ma tanto, ovviamente mi tocca tornare a prendere la videocamera, perché sennò come facciamo? Non si fa niente. Continuare così a farmi giretti in città, penso che non arriverò mai a casa tra una cosa e l'altra. Con questa musica non sento assolutamente niente. Comunque, Ponte della Vittoria, e adesso ci andiamo a fare fino a San Giorgio un bel giretto. Che bella macchina! Un bel giretto fino a San Giorgio, Lungo Adige San Giorgio più che altro. Opla. Qua è di solito questo pezzettino, sinceramente me lo faccio sempre. Ma gira, maledetto! Io questo pezzettino di solito me lo faccio sempre a piedi, cioè dal centro mi faccio passeggiate, da qua vado fino a casa seguendo appunto il Lungo Adige, perché soprattutto la sera qua non gira nessuno e c'è anche la possibilità di vedere delle ottime luci, anche perché da qua sulle torricelle ci sono tutti i localetti, no? Ah, cosa importante, come vedete lì nel fiume ci sono degli alberi, no? E quindi quando c'è la piena, questi vengono trasportati appunto dalla corrente e spesso si vanno anche a incanalare all'interno dei buchi che ci sono in alcuni ponti, tipo Ponte Pietro oppure quello che abbiamo appena passato, Ponte della Vittoria, e quando c'è veramente tanta acqua, il livello del fiume si alza di quei 3-4 metri almeno, e cosa succede? Che la gente in canoa riesce a passare addirittura dentro in questo buco e fare tipo i trick shot. E per questo procede alla volta del famosissimo Ponte Pietra, appunto. Opla la, qua le ciclabili lasciano sempre un pochino a desiderare. Allora dicevo, siamo su San Pietrini. Macca, boh, è entrata una bestia nell'occhio. Ah! Ai ai ai. Comunque, oh, là. Allora, Ponte Pietra, quando il livello è molto alto riesce a passare, non ti dico lì in quello centrale, ma in quelli laterali sì, nei buchi che ci sono lateralmente, non so se indicando si vedono, e quindi riescono anche a passare le canoe e come vedete anche quando il livello è alto appunto lì si vanno ad accatastare sempre un po' di legnetti, alberi e quant'altro. Permesso. Ok, qua la gente non lo sa, ma è sia ciclabile che pedonale e quindi bisogna un pochino sempre sgomberare e fare un po' di spazio, ecco, come vedete lì. Se oggi la situazione qua a Verona è deserta, cioè qua in via 20 almeno devo ancora vedere passare un bus o auto, ce ne sono a malapena, cioè boh, la gente è proprio iniziata la vacanza, cioè i primi di agosto tutti vanno via. Un po' di lavatrici, sistemato delle cose e quant'altro, e cosa succede?
E ho appena anche finito di fare questo, quindi se voi siete così pazienti di attendere il video di domani, che uscirà domani, potrete vedere tutta la costruzione, vita, morte dei miracoli, finalmente del nostro trattorino della Lego, che come sapete mi è stato regalato come regalo il compleanno per il 28esimo, visto che appunto settimana scorsa è uscito il video dove ho organizzato la festa di compleanno a tema contadini e dei miei amici hanno pensato bene di... pezzi di Lego che cadono. E dei miei amici hanno pensato bene di regalarmi appunto un set molto imponente, imponentissimo. E niente ragazzi, io adesso devo ancora fare la valigia, cioè, ho registrato per tipo un'ora e mezza, devo ancora fare la valigia e tutte cose. Vabbè ragazzi, noi ci sentiamo dopo. Allora ragazzi, io mi rendo conto che potrei anche fare schifo, però stasera ho deciso, mi faccio appunto la pizza con burrata, pomodorini e pesto. Inoltre, oltre a questo, ci metto i filettini di acciughe che avevo comprato, che costavano un patrimonio. Riesci a prendermelo? Mi metti a fuoco qua, per favore? No? Sì? Questi qua che costavano un patrimonio. E adesso vediamo di non fare disastri. Io mangio e poi scappo via. Devo ancora fare la valigia. Oggi tra una cosa e l'altra. Devo ancora fare la valigia e non so quando riuscirò a farla. Sono andato a comprare come si chiama? La crema solare. Il problema è che in aereo non ti fanno portare più di tot, mi pare più di 100 millilitri. Io avevo un contenitore da 100, anzi parecchi, quelli da viaggio dove ci mettevo lo shampoo e quant'altro. Solo che l'ha preso mio fratello, cioè penso di averglielo imprestato, e adesso lui non è in casa, non è presente, quindi è dal lavoro. Quindi devo provare a chiamarlo, a vedere e a sperare. Boh, non vedo le mani perché questo olio, considerando che mi sono appena lavato, appena vado a doccia e appena lavato questi pantaloni che mi servono per domani, vorrei evitare di macchiarli ora. Detto questo, ecco, la pizza è pronta, si presenta bene. Questo filetto di acciughe non lo comprerò mai più. Soldi buttati, ragazzi. Soldi buttati. Vabbè. Dirò che non sembra neanche male come pizzetta. Adesso uno prende una Coca-Colina con dentro il ghiaccetto. Allora ragazzi, questa è la pizzetta alla fine, è molto easy, molto tranquilla, potevo metterci anche un pochino più crosta, di la verità, cioè un pochino più duretta, l'ho lasciata poi in forno, devo andare via lì una Coca Zero nella cosa in vetro perché dicono che è più buona e ora ci la godiamo e poi scappiamo via.